Buongiorno Gianni Slongo, detto Monsina, di Fonzaso originario, giusto? Sì, no, originario più di Faller, di Sovramonte. Ecco, già sbagliato. Poi metà la famiglia anche Fonzaso, meglio. Metà. Monsina. Che significa Monsina? Ah, mi fa subito una domanda bruciapelo, così. È un nomignolo che c'è, praticamente aveva un reduce di Russia, che era un prozio da parte del papà, che siccome durante lo scoppio di una mina è rimasto amputato le gambe, e a un certo momento è tornato alla Russia camminando sulle mani. Allora lo chiamavano Monco, da lì è venuto Monsina. Penso l'interpretazione sia questa, però potrebbe essere anche un'altra. Bene, allora dove ci troviamo, Gianni? Qui ci troviamo nell'azienda agricola San Giacomo, che io conduco. È l'azienda storica anche del papà. Questa era l'azienda ex Ferrazzi, il papà poi l'acquisì nel 1970. Qui alleviamo vacche da latte, conferiamo il latte busche e cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi. No, c'è parecchio impegno adesso, soprattutto nei termini sia della sanità del latte, perché la nostra latteria si impegna a fare tantissime analisi per garantire un profilo qualitativo importante e che è confrontabile con qualsiasi altro latte, direi nazionale, ma non parliamo del latte estero.